Benvenuti in questo nuovo video dove voglio ancora attardarmi un po' a parlare della relatività speciale o ristretta, perché mancano ancora almeno un paio di argomenti fondamentali che chiaramente non possono essere ignorati quando si parla di relatività ristretta di Einstein. Tra l'altro la relatività generale è soprattutto, diciamo, un insieme di regole, quindi molto tecnica dal punto di vista matematico, quindi ci interessa un po' di meno, anche nei libri, spesso anche divulgativi, ci si sofferma di più paradossalmente sulla relatività ristretta di Einstein, piuttosto che su quella generale, proprio perché, diciamo, gran parte dei concetti più profondi, filosofici, li ritroviamo proprio nella relatività ristretta. Non abbiamo bisogno di arrivare poi alla relatività generale, anche se ci arriverà dopo, ma tutto l'approccio, diciamo, filosofico, organico, scientifico, viene preparato prima nella relatività ristretta. Sebbene nella relatività ristretta ci siano poche formule matematiche, tutto sommato l'abbiamo già visto, a parte appunto le trasformazioni di Lorentz che fanno dei cambiamenti su tutte le regole, su tutte le formule matematiche, ma è semplicemente perché abbiamo capito che lo spazio, tempo, massa, energia variano a seconda delle situazioni in cui ci troviamo. Poi per il resto non c'è un apparato matematico come invece Einstein svilupperà tra il 1905 e il 1915, quando poi pubblicherà la relatività generale. Lì dovrà farsi carico in questi 10 anni di trovare tutta una serie di strutture matematiche, quindi si parla di matrici, si parla di tensori, eccetera, quindi strumenti che già erano stati sviluppati da altri grandi matematici, fisici. Quindi la teoria della relatività, anche se effettivamente noi possiamo fondamentalmente possiamo solo che assegnarla alla mente geniale di Einstein, però aveva intorno a sé tanti collaboratori, tante persone che avevano in fondo già, come si dice in questi casi, lavorato per lui, nel senso che Einstein praticamente si interessa appunto delle equazioni di Maxwell, ma le equazioni di Maxwell, come sappiamo, derivano già da tanti altri fisici, Faraday, Ampere, eccetera, che ovviamente noi poi studiamo nei libri. Poi vengono tutte queste osservazioni che furono fatte, per esempio, sui fenomeni elettrici e magnetici, furono poi convogliate nelle famose 4 equazioni di Maxwell, da cui poi ancora una volta Einstein con il suo genio estrapolò altre informazioni a noi utili. Però diciamo che sebbene la teoria della relatività generale ristretta sia da ascrivere completamente ad Einstein, diciamo, gli strumenti matematici e alcune anche importanti considerazioni furono fatte anche da persone che erano un po' nell'entourage, diciamo, della fisica, che, diciamo, giravano anche un po' intorno al nostro grande fisico tedesco. Bene, detto ciò, quindi, tornando ancora alla relatività speciale, affronteremo adesso in questo video 2 argomenti fondamentali, di cui proprio non si può non parlare. È come quando nella meccanica quantistica si deve per forza, così, prima o poi, dire qualcosa sul famoso gatto di Schrödinger, e così nella stessa cosa, nella relatività generale, non si può ignorare due argomenti, diciamo, fondamentali o comunque molto molto interessanti, che sono lo spazio-tempo, la rappresentazione dello spazio-tempo di Minkowski, e il cosiddetto paradosso dei gemelli. Iniziamo praticamente, anche perché, diciamo, questi due argomenti ci porteranno a fare ulteriori considerazioni filosofiche su quello appunto che è lo spazio, il tempo, la massa e l'energia, che, come abbiamo visto, sono
i quattro punti che vengono rimessi fortemente in discussione da Einstein e diciamo ricalibrati in qualche modo con, con la realtà, diciamo, e con le, diciamo, nelle diverse condizioni in cui, noi, in cui l'universo spesso si trova. Quindi partiamo dal primo argomento, che è appunto la rappresentazione dello spazio-tempo di Minkowski. Minkowski era praticamente un professore di matematica, si interessava ovviamente di matematica e fisica, ed era proprio professore di Einstein. Quando Einstein poi sviluppò la teoria della relatività ristretta, o speciale che dir si voglia, Minkowski aiutò Einstein a sviluppare appunto queste sue idee, e lo fece praticamente in una maniera a noi molto congeniale, cioè con una rappresentazione grafica dello spazio-tempo. Ovviamente noi abbiamo spesso più dimestichezza con ad osservare i fenomeni anche fisici, più con delle rappresentazioni grafiche che con delle rappresentazioni matematiche, con delle formule matematiche. La rappresentazione grafica ci aiuta tantissimo. Pensate all'equazione di una parabola, però quando poi la vediamo disegnata, y uguale x al quadrato più 3x, eccetera, eccetera, è qualcosa di poco congeniale per capire di che cosa stiamo parlando. Quando invece da quell'equazione poi sviluppiamo la nostra parabola e la vediamo rappresentata sui famosi assi cartesiani, si capisce molto meglio di che cosa stiamo parlando. Questo è quello che fa in qualche modo anche Minkowski, con questa famosa sua rappresentazione dello spazio e del tempo, ripercorrendo chiaramente le cose che aveva appunto ormai già detto e pubblicato Einstein sulla relatività speciale. Allora, che cosa fa Minkowski? Lui dice: noi possiamo rappresentare lo spazio e il tempo in tre dimensioni, considerando che il presente è un punto. Noi siamo in realtà un punto. In questo punto noi possiamo rappresentare il presente. Che cosa significa rappresentare il presente in un punto nello spazio-tempo? Significa che che in ogni istante preciso della nostra vita, noi siamo praticamente in questo punto qua. Questo punto qua determina uno spazio e un tempo, cioè noi siamo qui, in questo luogo, e in un preciso momento temporale. Momento temporale è una cosa abbastanza, chiaramente non è soddisfacente nello spiegare dal punto di vista filosofico che cos'è lo spazio-tempo, però per il momento immaginiamo di parlare di un istante di tempo, un istante, quindi una frazione infinitesima di tempo, e in un luogo preciso che può essere appunto qui, in questo luogo dove io mi trovo, quindi è una posizione puntiforme dove io sono in uno spazio preciso e in un tempo ben determinato. Allora, la rappresentazione di Minkowski dello spazio-tempo normalmente si può graficare utilizzando i famosi assi cartesiani, anche se poi io farò una piccola modifica a questa rappresentazione di Minkowski, perché ci fa capire meglio un po' come sono andate le cose all'origine. Però spesso la rappresentazione originaria è praticamente quella di un cono, che poi sarebbe il famoso cono di luce, perché noi sappiamo che nulla può andare più veloce della luce, quindi la luce rimane nella rappresentazione dello spazio-tempo di Minkowski una sorta di riferimento al quale noi dobbiamo per forza attenerci. Però la rappresentazione poi che si fa normalmente anche sui testi divulgativi è una rappresentazione bidimensionale, non tridimensionale. Quindi noi possiamo rappresentare, farci un'idea di quello che ci vuol fare, di quello che ci dice in realtà la rappresentazione dello spazio-tempo di Minkowski, anche utilizzando praticamente un grafico bidimensionale, quindi i famosi assi cartesiani, senza scomodare il terzo asse del nostro mondo tridimensionale. E come si rappresenta allora? Qual è questa rappresentazione? È molto semplice, molto, molto semplice. Si disegnano i famosi assi cartesiani, eccoli qua. Qui ci si mette lo spazio e qui ci si mette il tempo.
spazio, tempo. Questi, ormai noi lo sappiamo, sono due elementi, diciamo, fisici, che vengono però rielaborati dal genio di Einstein e che ci, appunto, che ci dice che questi due elementi sono, adesso lo sappiamo, sono strettamente correlati tra di loro, non sono più due elementi fisici che possiamo tenere separati come due entità fisiche create da qualcuno, da una parte lo spazio e da una parte il tempo. Spazio e tempo sono in qualche modo concatenati tra di loro. Sappiamo che ci deve pure essere una qualche differenza sostanziale tra lo spazio e il tempo, però al momento non l'abbiamo ancora ben determinata. Dopodiché, dice Minkowski, noi prendiamo come riferimento, qui si introduce un concetto molto semplice, Minkowski parla di linee di universo, e la prima linea di universo che noi dobbiamo prendere in considerazione è quella di uno degli elementi più, diciamo, io lo definirei ambigui della fisica, che è appunto la luce. La luce, anche se non ne abbiamo ancora parlato, adesso tra un po' lo faremo, è comunque, ma tanto queste sono cose che conosciamo praticamente tutti, è un'onda elettromagnetica, e quest'onda elettromagnetica viaggia perfettamente alla velocità, appunto, quella che conosciamo, pari quasi a 300.000 km al secondo. Una velocità, come abbiamo detto, assolutamente insormontabile e soprattutto neanche raggiungibile. Tutti i corpi che hanno massa possono arrivare vicino alla velocità della luce, ma nessun corpo dotato di massa può raggiungerla, e ovviamente nessuna cosa al momento può superarla. Quindi la velocità della luce è una velocità limite alla quale, tra l'altro, noi possiamo andarci sempre più vicini, ma mai raggiungerla in maniera assoluta. Detto ciò, Minkowski rappresenta praticamente la linea di universo della luce in un grafico, diciamo, di assi cartesiani, in questo modo, cioè disegnando praticamente una linea retta con un angolo di 45 gradi. Quindi una sorta di bisettrice dell'angolo di 90 gradi formato dai due assi cartesiani, così come siamo sempre stati abituati a vederlo. Da quest'altra parte ci sarà praticamente la stessa cosa, un'altra bisettrice con un altro angolo di 45 gradi, anche se da quest'altra parte stiamo parlando chiaramente di un altro settore, diciamo, degli assi cartesiani. La stessa cosa posso fare da quest'altra parte, la stessa cosa faccio da quest'altra parte, quindi in realtà ottengo due triangoli. Se lo volessimo vedere, diciamo, in termini tridimensionali, sarebbero dei coni. Quindi se qui ci fosse un terzo asse, io qui dovrei disegnare in realtà un cono di luce, uno che sta da questa parte e uno che sta da quest'altra parte. Questo, abbiamo detto, questo punto qua, su cui io poi ho disegnato gli assi cartesiani, l'origine degli assi cartesiani, in realtà questo punto qua determina il nostro presente. Quindi qui ci siamo noi, questo è il presente. Qui invece c'è il nostro passato, in questo cono, ma visto in due dimensioni, diciamo, in questo triangolo c'è il nostro passato, e qui invece c'è il nostro futuro. Quindi passato, presente, il presente è solo ai vertici, diciamo, di questi due triangoli, quindi in un punto specifico, e qui invece c'è il nostro futuro. Come vedete, è una rappresentazione abbastanza logica. Chiaramente questo cono di luce si sposterà se siamo fermi in un punto preciso. In questo caso noi siamo fermi, quindi dal punto di vista spaziale non succede niente, lo spazio rimane, come dire, un luogo ben preciso, e quindi
non ci stiamo muovendo, se non ci stiamo muovendo, se rimaniamo fermi, ma comunque noi avremo uno spostamento lungo l'asse verticale, perché nel frattempo, anche se noi stiamo fermi, però il tempo passa e quindi questo punto si sposterà praticamente sempre riferendosi a questo triangolo, si sposterà verso l'alto, però sempre mantenendo questa struttura che io ho qui disegnato. Questa è la rappresentazione dello spazio-tempo di Minkowski. Allora, che cosa ci dice praticamente questa rappresentazione? Perché è così famosa e così importante nella relatività speciale? Beh, perché questa abbiamo detto che è la linea di universo della luce, ed è praticamente una linea molto speciale. Perché? Perché praticamente, come vedete, questa è una linea di confine. Prendiamo in riferimento soltanto questa parte del diagramma. È una linea di confine perché noi siamo praticamente racchiusi qua, in questo triangolo. Questo è il nostro mondo, questo è il nostro futuro. Il nostro futuro è qui, da qualche parte qui dentro, ma non potrà mai uscire fuori da questa linea di demarcazione. Quindi questa è come una linea di demarcazione che dice ciò che è il nostro futuro da quello che è un futuro che a noi non ci appartiene. Questo non è uno spazio e un tempo che appartiene alle nostre possibilità, al nostro mondo. Anche qui, anche qui, anche qui. Ciò che noi possiamo rappresentare e che realmente ci appartiene sono queste parti qua. Questo è il nostro passato, comunque non possiamo, ormai è andato, e questo è il nostro futuro che ci accingiamo a percorrere. Però vedete, in realtà il tempo va in questa direzione, però poi la luce noi l'abbiamo disegnata in questo modo. Adesso questa è un modo, diciamo, il modo canonico di rappresentare lo spazio-tempo di Minkowski. Lo trovate praticamente su tutti i libri, anche quelli, diciamo, di divulgazione scientifica, però io preferisco praticamente a questo punto cancellare gli assi cartesiani. E far rimanere praticamente soltanto così le due linee di universo, soltanto le due linee di universo della luce. In realtà ne basta soltanto una. Cancelliamo anche qui sotto. Rimane il nostro presente. Qua per il momento lasciamolo, ma anche questo, anzi, potremmo anche addirittura cancellarlo per essere ancora più, per pulire ancora meglio il tutto. Vedete che praticamente in questa rappresentazione, quindi non c'è più nessun tipo di angolo, il famoso angolo a 45 gradi che avevo disegnato prima, ma c'è soltanto questa qua che è la linea, lo rischiamo qui, linea di universo della nostra luce, dello spazio, della linea di universo spazio-tempo della luce, e che sappiamo va a una velocità limite ed è vicino a 300.000 km al secondo. Bene, questo è, la luce è qualcosa, poi lo vedremo meglio, che non ha massa, è un oggetto fisico, per il momento non, poi lo definiremo senz'altro meglio, abbiamo detto con onde elettromagnetiche e tante altre cose, ma può essere anche interpretato come a livello corpuscolo, come se fosse un corpuscolo, quindi in quel caso parliamo di fotoni, allora lì però bisogna capire per quale motivo, se noi parliamo di un corpuscolo dobbiamo continuare a considerare la luce un oggetto fisico senza massa, però sono appunto argomenti che vanno ovviamente approfonditi, ma per quanto ci riguarda adesso in questa rappresentazione spazio-temporale di Minkowski, noi possiamo comunque immaginare che la luce sia praticamente una linea
che va, diciamo, all'infinito, come l'ho disegnata qua. Ho lasciato questa per, così, per una sorta di simmetria, ma diciamo potrei dire, cancellare anche questa seconda. Noi concentriamoci soltanto su questa parte qua destra. Che cosa è successo ad un certo punto? Beh, ad un certo punto è successo una cosa abbastanza incredibile, ovvero che in questa linea di universo, noi non possiamo praticamente distinguere né lo spazio né il tempo. Lo spazio e il tempo, in questa linea di universo, sono praticamente indistinguibili. La luce, infatti, vive, diciamo, in un mondo molto diverso dal nostro. Il mondo in cui vive un fotone, la luce, chiamiamola adesso luce per il momento, senza definire, dare altre definizioni, vive in un mondo dove lo spazio e il tempo non solo sono indistinguibili, ma per lei praticamente non esistono, sono delle entità che non hanno nessun significato, perché la luce è come se viaggiasse praticamente in un tempo zero, in uno spazio zero. Spazio e tempo non hanno significato per la luce, non sono distinguibili, non sono elementi che sono praticamente che si sono ancora manifestati come qualcosa di reale, come la come percepiamo noi qui in questo universo, lo spazio e il tempo. Sono delle entità nascoste, possiamo dire. Per cui in realtà è anche bizzarro parlare di velocità, perché lo spazio e il tempo, la velocità è uguale allo spazio fratto il tempo. Se lo spazio e il tempo sono delle entità non ancora distinguibili, noi dovremmo anche chiederci che cosa intendiamo quando parliamo di velocità della luce. Ecco, in realtà è successo ad un certo punto veramente qualcosa di straordinario che non può essere ancora spiegato dalla relatività di Einstein, per cui noi stiamo semplicemente valutando quello che noi possiamo oggi constatare da esseri che vivono in questo universo, esseri pensanti, quindi strutturati in un certo modo, che guardano il mondo, guardano l'universo e si accorgono che ci sono dei fenomeni che comunque richiedono una spiegazione, ma è difficile capire perché la natura si comporti in un certo modo, semplicemente perché è molto cambiata nel tempo. E quindi tutti questi cambiamenti sono oggi difficili da ricercare. Lo stiamo facendo molto bene, ma ci sono concetti chiaramente che ancora ovviamente ci sfuggono. Ebbene, uno di questi è proprio, lo si vede proprio da questa mia rappresentazione un po' originale dello spazio-tempo di Minkowski, cioè la linea di universo della luce, dello spazio-tempo che riguarda la luce, è una linea di universo molto particolare da cui non emerge ancora nulla, ma nel momento in cui emerge qualcosa, questo qualcosa praticamente è proprio lo spazio e il tempo come lo conosciamo noi oggi. Quindi è come se da questa linea indistinguibile, dove spazio e tempo sono qualcosa di indefinito, è come se da questa linea si sdoppiasse e si venisse praticamente a formare una linea di tempo, una linea di universo temporale, chiamiamola così, e una linea di universo spaziale. Vedete? È come se da questa linea se ne fossero formate due, che poi pian piano si sono sempre più ortogonalizzate. Bruttissima parola per dire praticamente che alla fine noi possiamo allargare sempre di più queste due linee di spazio e di tempo e disegnarle praticamente
con un angolo di 90 gradi. Questo è lo spazio e questo è il tempo, che si sono praticamente sdoppiati dalla linea di universo della luce. Come è potuto succedere una cosa del genere? Beh, ripeto, la relatività speciale, neanche quella generale, dicono che cosa è avvenuto a un certo punto nel nostro universo, come hanno fatto praticamente lo spazio e il tempo ad emergere. Forse sono emersi da un qualcosa di più fondamentale, da un... però lì bisogna scendere in un altro mondo, come vi dicevo in qualche video precedente, che è quello della meccanica quantistica, andare a cercare di capire che cosa avviene a livello fondamentale. La relatività speciale, come anche quella generale, sono tutto sommato ancora delle teorie classiche, perché sono, diciamo, delle rappresentazioni del nostro mondo reale, però in maniera ancora macroscopica, cioè noi possiamo, diciamo, è una descrizione dettagliata di che cos'è macroscopicamente lo spazio e il tempo, ma non è una descrizione ontologica dello spazio e del tempo ancora, cioè noi ancora non possiamo determinare, non possiamo ancora entrare, diciamo, nei più profondi segreti di quello che è lo spazio e il tempo. È una descrizione molto più dettagliata dello spazio e del tempo rispetto a quella che noi avevamo, che ci aveva fornito Aristotele, Newton e tutti i grandi scienziati prima di Einstein. Però non è ancora una teoria che ci permette di capire proprio filosoficamente la natura più intima dello spazio e del tempo. Siamo ancora ad un livello, diciamo, descrittivo, e dalla descrizione grafica dello spazio-tempo di Minkowski noi possiamo vedere che in realtà è come se lo spazio e il tempo, ad un certo punto, che erano elementi indistinguibili di questa linea, poi è come se si fossero sdoppiati con un angolo sempre più, con un angolo molto acuto, e poi via via quest'angolo si è aperto fino, diciamo, ad arrivare a quello che noi, no, grafichiamo come con un angolo di 90 gradi, tenendo sempre a mente che, diciamo, in questa rappresentazione dobbiamo sempre tenere in considerazione che tutti i fenomeni che ci interessano avvengono qua. Vedete, questo è il nostro, questo è il tempo, no, che si è sdoppiato da qua. Al massimo può arrivare fino a qui, questo è lo spazio, che poi arriva qua, e questo è, quindi, è come se noi vivessimo, diciamo, in questo nuovo stato, in queste nuove linee di universo. La linea di universo che prima era soltanto questa, adesso è come se queste linee di universo fossero queste, le coordinate, qui parliamo, più che altro, qui parliamo di coordinate. Che poi, come abbiamo detto, se ritorniamo alla rappresentazione canonica di Minkowski, allora noi abbiamo detto che quello che a noi ci interessa praticamente è questo presente, e questo praticamente è il nostro futuro, e non possiamo uscire da qua. Quindi queste in realtà sono le coordinate dello spazio e del tempo, ma poi l'area, diciamo, spazio temporale dove c'è una relazione reale tra spazio e tempo, è soltanto in quest'area qua. Questa è esclusa, queste parti qua sono praticamente escluse. Beh, a noi, ecco, quello che però mi piaceva, diciamo, evidenziare, senza andare ancora oltre per non confondere ulteriormente le idee, era appunto questo aspetto, che all'inizio della nostra storia, del mondo, dell'universo, molto probabilmente non c'era assolutamente null'altro che un qualcosa di indeterminato, una linea indeterminata, dove praticamente albergavano insieme spazio-tempo, ma era qualcosa che non si era ancora manifestata come la vediamo noi oggi. Oggi noi in realtà viviamo in uno spazio, in un tempo ben determinato, in uno spazio, in un tempo, in uno spazio ben determinato, quindi in una specie di area,
dove noi possiamo muoverci, possiamo vivere, eccetera, eccetera. Ma perché si è creata questa che io chiamo una sorta di biforcazione tra spazio e tempo, una sorta di ampliamento di quella che era la linea di universo, dove lo spazio e il tempo erano qualcosa di completamente uniti, hanno dato poi luogo a qualcosa invece di vedere un qualcosa che possiamo definire una bidimensionalità, una tridimensionalità, dove noi possiamo albergare e vivere il nostro spazio e il nostro tempo. Quindi una concessione che c'è stata, qualcosa che è emerso da qualcosa di assolutamente primordiale, che ancora, ripeto, nella relatività speciale noi possiamo soltanto descrivere, ma che nel profondo possiamo dire che qualcosa all'inizio è successo e ha sdoppiato praticamente un'entità, magari possiamo anche definirla un'entità, questa entità possiamo definirla come qualcosa, un'energia primordiale, qualcosa di veramente particolare, che poi ha fatto emergere, come dicevo anche nel video precedente, lo spazio e il tempo. Queste ovviamente sono delle mie congetture che non trovano chiaramente riscontro nel mondo scientifico, chiaramente. Bisognerebbe comunque richiederebbero una dimostrazione matematica, comunque scientifica, eccetera, cosa che qui ovviamente non possiamo dare. Ma diciamo che questo è un discorso che potrebbe avvicinarsi molto a ciò che è realmente accaduto. Ma qui poi approfondiremo ancora di più questo discorso sullo spazio e sul tempo, anche quando parleremo di meccanica quantistica. Per ora fermiamoci qua a queste considerazioni, diciamo, a carattere, diciamo, più filosofico che scientifico, se vogliamo. L'altra cosa, l'altro argomento invece di cui volevo parlare per concludere un po' il discorso sulla relatività speciale ristretta di Einstein, è il famoso paradosso dei gemelli. Ci sono anche tanti altri paradossi che riguardano l'asta nel fienile, la macchina nel garage, eccetera, eccetera. Ce ne sono tanti di paradossi, ovviamente legati appunto a questo concetto di spazio e tempo, che viene chiaramente modificato a seconda dei sistemi di riferimento a cui noi ci riferiamo. Ma il più famoso è sicuramente, come dicevo prima, come nella meccanica quantistica il gatto di Schrödinger, così nella teoria della relatività il paradosso dei gemelli è sicuramente il paradosso più affascinante, perché riguarda proprio qualcosa che poi è tangibile ed avviene realmente. Allora, che cosa succede nel paradosso dei gemelli? Praticamente avviene questo. Immaginiamo che questa sia la Terra. Questa è la Terra. E qui abbiamo praticamente due gemelli. Abbiamo due gemelli. Uno lo chiamiamo A e uno lo chiamiamo B. Cosa succede adesso? Che il gemello B decide praticamente di intraprendere un viaggio nello spazio. Quindi che cosa succede? Che durante questo e quest'altro invece il gemello A rimane praticamente fermo qui sulla Terra ad osservare quello che avviene. Il gemello B entra praticamente in un'astronave. E questo gemello praticamente arriverà, supponiamo, su Alfa Centauri, insomma, spesso viene citato, un posto molto lontano. Chiaramente dobbiamo pensare che questo gemello B vada ad una velocità molto molto alta e raggiunga quasi la velocità della luce. Abbiamo detto che la velocità della luce non si può raggiungere, ma ci si può andare molto vicini. Quindi va a velocità molto, molto alte, poi a un certo punto inverte la direzione della sua navicella e torna praticamente sulla Terra. La cosa strana è che quando torna sulla Terra
si accorge praticamente che se per lui è passato un anno, sulla Terra magari ne sono passati 100 di anni. Quindi nel paradosso dei gemelli si può parlare di una sorta di, è come se nella relatività di Einstein ci fosse una sorta di macchina del tempo, perché questo è quello che constata il nostro... Quando torna praticamente il gemello B, effettivamente trova, se lo trova ancora in vita, perché un anno, 100 anni, chiaramente, a meno che non erano molto giovani quando sono partiti e questo gemello non sia particolarmente longevo, chiaramente potrebbe essere morto, ma facciamo quindi che siano passati 50 anni, quindi un po' di meno. Dopo un anno, dipende sempre dalla velocità, adesso lo vediamo meglio, con cui si muoveva B nella sua navicella, quando torna effettivamente sono passati 50 anni. Attenzione, non è che sono passati 50 anni solo per il gemello A. Tutto sulla Terra, in tutta la Terra sono passati 50 anni, no? Quindi effettivamente è come se quando B torna fosse stato in realtà su una macchina del tempo, perché quando torna il mondo è cambiato, è andato avanti di ben 50 anni rispetto a lui. Che cosa è successo però? Questo si chiama proprio paradosso dei gemelli, perché in realtà se noi andiamo ad analizzare la teoria della relatività di Einstein, dice che tutto sommato la spiegazione di tutto questo è coerente con la relatività speciale. Perché? Perché dice che immaginiamo di avere due sistemi inerziali. I sistemi inerziali, ormai penso di averlo un po' spiegato anche, sono dei sistemi in cui all'interno io non posso mai verificare, dove tutte le leggi praticamente della fisica avvengono, si conservano, non ci sono non posso valutare se ci sono delle divergenze, praticamente non ci sono queste divergenze, perché un sistema inerziale è un sistema, potremmo definire, isolato, dove non ci sono delle forze nuove che vanno a determinare delle variazioni in tutte le leggi della fisica o della chimica. Quindi io praticamente è un po', il sistema inerziale, lo spiegai in un mio video precedente, è quello praticamente che troviamo all'interno di una nave che si muove di modo rettilineo uniforme, oppure anche di una nave che sta ferma. Se noi escludiamo i movimenti della Terra, le maree, le onde, eccetera, eccetera, noi possiamo, come diceva anche il nostro grande matematico e fisico Galileo Galilei, noi non ci accorgiamo se siamo in movimento oppure no. Nessuna legge fisica all'interno di una nave che si muove di modo rettilineo uniforme, quindi ci troviamo in un sistema inerziale, ebbene, nessuna legge fisica, nessun possiamo fare tutti gli esperimenti che vogliamo, ma noi non riusciremo mai a capire se stiamo fermi o se stiamo in movimento. Quindi quello è un vero e proprio sistema inerziale. I sistemi inerziali o sono fermi o si muovono di modo rettilineo uniforme, ovvero, come abbiamo visto dal principio della dinamica, non ci devono essere delle forze esterne che vanno a modificare e ad incidere sulle leggi fisiche che sono in atto. Se c'è un fenomeno in atto su una nave, io non lo vedo, a meno che non ci sia una qualche forza esterna che mi modifica quella legge fisica, allora mi accorgo che c'è qualcosa di diverso. Un fenomeno elettromagnetico dall'esterno, per esempio, potrebbe modificare qualche cosa all'interno e farmi capire che ci sono state che qualcosa si è modificato. Altrimenti, in un sistema inerziale, se è veramente un sistema inerziale, quindi non ci sono forze esterne, quindi il moto è assolutamente rettilineo uniforme, non ci dovrebbe essere nessuna difformità visibile. Ora, nel paradosso dei gemelli si dice che in realtà a un certo punto il passeggero che sta sull'astronave, diciamo, va a moto rettilineo uniforme, cioè lui accelera all'inizio,
raggiunge una velocità vicino a quella della luce e poi rimane così per un bel po' di tempo. Quindi in realtà nel momento in cui questa navicella si comincia a muovere di modo rettilineo uniforme, una volta che ha raggiunto una velocità molto alta, quindi una velocità che si avvicina soltanto alla velocità della luce, pur non raggiungendola, questo l'omino che sta sull'astronave, il gemello B, vede, questo dice la relatività speciale, vede la Terra appiattirsi, restringersi, perché entrano a velocità relativistiche, come abbiamo visto precedentemente, entrano in gioco appunto i fenomeni dello spazio e il tempo che si vanno a modificare, come abbiamo visto l'altra volta. Che cosa succede? Quindi che lui vede la Terra come se si appiattisse, quindi una sorta di appiattimento, diciamo, della Terra, anche tutti gli oggetti che ci sono sopra. Ovviamente se lui riuscisse ad avere un binocolo particolarmente efficace, vedrebbe anche il suo fratello gemello appiattirsi e tutto il resto. Non solo, ma sempre il gemello B osserva che il tempo sulla Terra dovrebbe anch'esso scorrere molto più lentamente. Abbiamo detto che quando si raggiungono velocità prossime a quelle della luce, il tempo rallenta, ma questa situazione si verifica in tutti i sistemi inerziali. E siccome Terra e navicella che si muove a velocità rettilinea uniforme sono tutti e due sistemi inerziali, la relatività speciale dice anche che quello che vede A è lo stesso di quello che vede B. Quindi B vede un rallentamento del tempo sulla Terra e uno schiacciamento della Terra, mentre A vede a sua volta, per una sorta di simmetria, la stessa cosa per quanto riguarda il sistema B, cioè vede la navicella Del fratello gemello appiattirsi, quindi non è più quella che ho disegnato, ma diventa una navicella fatta praticamente così. Quindi tutto si è schiacciato, vedete? Si è rimpicciolito, ma soltanto, tra l'altro, ecco, questa è un'altra cosa che bisogna sempre dire, soltanto però questo schiacciamento è soltanto orizzontale, dovuto al proprio, diciamo, in relazione al moto al modo di spostamento dell'astronave, perché è lì che avviene lo schiacciamento. Se noi stiamo andando da questa parte, ci sarà questo schiacciamento dello spazio in questa direzione qua, quindi un'astronave schiacciata, fortemente schiacciata. E soprattutto quello che ci interessa di più è che il nostro fratello gemello B, al suo interno, il suo orologio è estremamente rallentato, fino quasi a fermarsi. Questo però avviene nel momento in cui raggiungiamo la velocità della luce. Non potendola raggiungere, il nostro orologio, comunque, anche se estremamente rallentato, continuerà comunque a ticchettare. Tant'è vero che noi diciamo che qui alla fine è passato un anno e qui sono passati 50 anni sulla Terra. Ora però, siccome qual è il paradosso? Perché si chiama paradosso dei gemelli? Non tanto perché avvengono queste cose strane tra lo spazio e il tempo. Paradosso perché in realtà quando i due gemelli si incontrano di nuovo, quindi quando invertiamo la rotta e torniamo praticamente sulla Terra, anche il gemello A dirà al gemello B, dice: guarda che io ti ho visto, il tuo spazio e il tuo tempo sono cambiati e quindi, diciamo, ho visto queste modifiche. Ma la stessa cosa dovrebbe dire, secondo la relatività speciale, anche il gemello B dovrebbe dire le stesse identiche cose quando si rincontrano, dire: guarda che non ero io, non era il mio tempo e il mio spazio che sono cambiati, ma sono i tuoi. La Terra si è appiattita e anche il tempo ha rallentato qui sulla Terra. Quindi questa perfetta simmetria dovrebbe ristabilire le cose, per cui quando il gemello B torna praticamente sulla Terra, sia A che B dovrebbero essere assolutamente uguali in tutto, nelle dimensioni ma anche nel tempo. Quindi dovrebbe essere passato lo stesso arco temporale quando si rincontrano, un anno qui, un anno qua, e invece le cose non stanno affatto così. Questo è il paradosso, non è tanto nelle modifiche
dello spazio e del tempo che sono paradossali, perché quelli vengono ormai assolutamente spiegate dalla relatività speciale attraverso le trasformazioni di Lorentz, come abbiamo visto l'altra volta, dello spazio e del tempo, quando si arriva, quando viaggiamo a velocità relativistiche. Ma il paradosso è che questi due gemelli, pur avendo visto cose uguali, in realtà però uno effettivamente è invecchiato ed è quello che è rimasto sulla Terra perché sono passati 50 anni, mentre quello che era in viaggio è molto più giovane perché per lui è passato soltanto un anno. E questo è reale. Bene, dice, allora c'è qualcosa di sbagliato nella relatività speciale, nei sistemi inerziali, eccetera, in tutto quello che ha detto Einstein, eccetera. No, assolutamente no, i fisici spiegano la cosa dicendo praticamente che questi due sistemi ovviamente non sono inerziali. La Terra rimane in sistemi inerziali, perché qua non è cambiato niente, il omino stava qua, adesso a prescindere dai movimenti del pianeta Terra, noi diciamo che il nostro omino, il nostro gemello A stava fermo e quindi per lui questo è stato sempre, è rimasto sempre un sistema inerziale. Non si può dire altrettanto invece per il gemello B, perché nel momento in cui si è ha affrontato questo viaggio, ci sono stati chiaramente dei momenti in cui lui ha dovuto accelerare per arrivare vicino alla velocità della luce. Quindi c'è stata in questo sistema una forza esterna, che è quella del motore della sua astronave, che gli ha fornito un'energia enorme, enorme per poter arrivare vicino alla velocità della luce. Che poi lui abbia proseguito per un certo arco di tempo e di spazio a una velocità costante, questo non vuol dire niente, perché i sistemi inerziali devono essere sempre, rimanere sempre inerziali. Invece ci sono due punti fondamentali in cui il sistema non è inerziale del gemello B: la partenza e quindi l'accelerazione che lo porta a velocità relativistiche e addirittura anche il ritorno, perché lui dovrà a un certo punto rallentare, invertire il senso di marcia e tornare sulla Terra. Quindi sono due punti di inizio e di fine viaggio che sono fondamentali perché cambiano completamente le carte in tavola e quindi fanno sì che questo sistema dove sta B non è più un sistema inerziale, non lo è affatto, è un sistema accelerato o decelerato. Ci sono forze, quelle del motore e quelle che frenano poi l'astronave per farla girare e tornare indietro, che modificano questo stato questo secondo sistema inerziale, che non è più inerziale. Quindi si parla di accelerazione e decelerazione, e dove ci sono accelerazione e decelerazione ci sono sempre delle forze in atto che quindi modificano. Quindi quando c'è una forza esterna in atto c'è sempre, cade il discorso sul sistema. Il sistema non è più inerziale, ci sono delle cose che vengono modificate. E in questo caso che cosa si modifica? Si modifica praticamente soltanto il tempo. Però ecco un aspetto filosofico interessante del paradosso dei gemelli, adesso a prescindere da questi fenomeni che sono così controintuitivi. Vedete che in realtà quando il nostro gemello sta viaggiando, grazie a questo motore, gli imprime praticamente un'enorme accelerazione, perché noi per accelerare un corpo fino a velocità prossima a quelle della luce bisogna fornire a questa navicella energie elevatissime, no? Abbiamo detto che gli aerei riescono a viaggiare a qualche migliaio di chilometri orari, qui parliamo di 300, quasi 300.000 chilometri al secondo, quindi siamo proprio su altre dimensioni. Quindi c'è una forza enorme di spinta che viene data a questa navicella e al nostro gemello B, e quindi un enorme, ritornando ai concetti precedentemente che avevo illustrato, c'è un'enorme quantità di moto che ha questo nostro personaggio. Questa quantità di moto enorme che questo gemello, che il nostro gemello B sta accumulando, lui non se ne accorge neanche, quindi è all'interno della sua astronave in realtà, almeno come dice anche la relatività speciale o ristretta, non cambia quasi niente. Lui chiaramente percepisce all'inizio questa accelerazione, perché è lì che noi percepiamo che sta succedendo qualcosa, quando un corpo accelera, lì sentiamo che c'è una forza che ci sta, come dire, spingendo praticamente contro una parete.
quindi c'è un'enorme accelerazione all'inizio, ma supponiamo che dopo un po' tutto avvenga in maniera regolare, il nostro omino poi, una volta che si trova a una velocità vicino a quello della luce, praticamente si muoverà costantemente, per lui nulla cambia, può muoversi, fare tutti i suoi esperimenti, non succede assolutamente niente, tutto abbastanza regolare, e anche il tempo percepito dal nostro omino qua è un tempo che trascorre per lui assolutamente normale, non cambia niente, fa le sue cose, il tempo per lui è quello lì. Attenzione, anche tutti i fenomeni biochimici del nostro gemello B non cambiano assolutamente, cioè le reazioni chimiche, il battito cardiaco, tutto praticamente, la crescita delle cellule, la morte cellulare, tutto avviene regolarmente come se fosse qua sulla Terra. Quindi anche a velocità relativistiche, a parte questa quantità di moto che l'omino accumula ma di cui non si rende conto, poi per il resto nulla sta accadendo di anomalo, anche se la relatività ristretta ci dice invece che l'omino, il gemello A, vede, osserva, non si sa come, ma diciamo se lui riesce ad osservare il fratello gemello, in realtà invece lui vede un'astronave molto più ristretta, il fratello lo vede assottigliato o come se fosse così, sempre più vicino a ridursi ad una sorta di foglio di carta, diciamo, privo quasi di spessore, no? Fino a diventare quasi una linea se ci avviciniamo proprio a una velocità proprio prossima alla luce, quindi sempre più una sorta di assottigliamento dell'astronave e di tutto ciò che è contenuto all'interno, e soprattutto vedrebbe dal suo punto di vista un orologio che è sempre più lento, che va sempre più lentamente, quasi a fermarsi. Quindi è chiaro che questo è quello che succede, ma quando poi però si rincontrano, quindi quando il gemello B ritorna praticamente sulla Terra, la quantità di moto ormai si è dispersa. Non è che è sparita, nulla sparisce nel nostro universo, tutto è conservativo, specialmente l'energia, quindi questa enorme quantità di moto viene in qualche modo dispersa sotto altri tipi di energie, di forze, eccetera. Però l'uomo ritorna qua, nel momento in cui siamo riusciti a decelerare la caduta sulla Terra, diciamo il rientro sulla Terra, noi non vediamo più alcuna quantità di moto, quindi quantità di moto e quantità di moto sono praticamente identiche, quindi non c'è nessuna differenza. E lo spazio? Lo spazio abbiamo detto che è praticamente strettamente legato al tempo, quindi se c'è stata una modifica temporale tra i due gemelli quando si rincontrano, dovrebbe esserci una modifica temporale anche per lo spazio. E questa è una delle difficoltà concettuali più difficili da capire per quanto riguarda il paradosso dei gemelli e quindi la relatività speciale. In realtà, quando i due gemelli si rincontrano, ritorna questa simmetria spaziale. Nessuno di due può dire di essere più assottigliato o meno assottigliato, sono perfettamente identici, anche l'astronave torna ad avere le dimensioni che aveva originariamente. Quindi se il gemello A aveva visto prima un'astronave che si era terribilmente assottigliata, quando poi ritorna praticamente a terra sia il gemello che l'astronave, tutto è ritornato nelle dimensioni originali, quindi sembra che tutto sommato lo spazio si sia rimesso in linea col pianeta Terra. Quello che invece non si è rimesso in linea con il pianeta Terra è il tempo. Il tempo si è disallineato, perché, questo è reale, il nostro gemello B è invecchiato di un anno, quindi poco, mentre il gemello A è invecchiato di 50 anni. Tutta la Terra è invecchiata di 50 anni. Quindi il nostro gemello B si ritrova in realtà in una specie di futuro. Bene, il problema è che la teoria della relatività, come dicevamo, è una teoria, diciamo, dove c'è un percorso logico
che appunto fatto dal grande fisico Einstein, ma è un percorso dove noi non stiamo definendo lo spazio e il tempo dal punto di vista ontologico nella maniera più profonda possibile, cioè non stiamo capendo effettivamente che cosa sono questi due elementi dal punto di vista proprio, diciamo, essenziale, l'essenza dello spazio e l'essenza del tempo. E quindi ci rimane difficile capire anche questa cosa qua, cioè, perché anche lo spazio allora potrebbe... In realtà, ecco perché ho spiegato prima diciamo, la rappresentazione di Minkowski, perché noi, nel momento in cui questa è la velocità della, abbiamo detto che questo è lo spazio, questo è il tempo, questo è lo spazio nella rappresentazione di Minkowski, questa è la luce, noi, questo è quello che fa praticamente il nostro gemello A. Lui sta qua, questo è il suo presente, questo era il presente, questo era il presente di A, il presente di B prima che partissero, prima che partisse il nostro gemello B. Il nostro gemello A, che rimane sulla Terra, viaggia praticamente in questo modo qua, cioè paradossalmente anche lui non sta fermo, anche se rimane qui, fisso sulla Terra, perché quello che si sposta non è sull'asse orizzontale, ma si sta spostando anche lui sull'asse verticale, quello dei tempi, perché il suo orologio sta camminando, quindi sta cambiando il tempo, e quindi il nostro omino, questa è la linea di universo del nostro gemello A, questa qua, quindi lui sta viaggiando in questa direzione qua, nella direzione dell'asse verticale del tempo. Nello spazio no. Il gemello B invece, sempre nella rappresentazione di Minkowski, sta viaggiando vicino alla velocità della luce, quindi cambia la sua linea di universo, non è più questa del gemello A, ma è questa qua. Vedete come si è spostata la linea di universo? Si è spostata verso destra, cioè si è spostata vicino a quella della luce. Possiamo spostarci vicino alla linea di universo della luce quanto vogliamo. Vedete, ne ho disegnato un'altra ancora più vicina alla linea di universo della luce. E ne potrei disegnare ancora un'altra, ancora più vicina alla linea di universo della luce, ed un'altra ancora. Quindi posso inclinare, se vogliamo, quest'asse temporale sempre più vicino, più vicino, più vicino, più vicino all'asse, diciamo, alla linea di universo della luce che fa 45 gradi con l'asse spaziale. Ovviamente più inclino l'asse dei tempi, maggiormente mi avvicino quindi alla velocità della luce, più osserverò delle modificazioni dello spazio e del tempo. Ovviamente vedete che in questa rappresentazione qua, dello spazio di Minkowski, anche il tempo varia. Non è che varia solo... Dice, ma perché inclini soltanto l'asse temporale? Se abbiamo detto che spazio e tempo sono entità assolutamente correlate, questo lo dice la relatività ristretta, questo ne siamo certi, che lo spazio e il tempo siano assolutamente entità ormai non più distinguibili, non più dissociabili l'una dall'altra. Se si modifica il tempo, si modifica lo spazio, se si modifica lo spazio, si modifica il tempo. Non sono più, possiamo più prenderle e identificarle come entità separate. Allora anche questo, anche lo spazio, effettivamente bisogna nella rappresentazione spazio-tempo di Minkowski, anche lo spazio andrà rappresentato in quest'altro modo, vedete? Quindi, mentre la linea di universo della luce è rappresentabile da un'unica linea, perché lo spazio-tempo nella luce non è identificabile, è come se fossero due cose insieme, unite insieme nella luce, nella linea di universo della luce. Nella linea di universo invece del nostro astronauta B, è come se i due assi si fossero così, no, si stessero quasi per richiudere sulla superficie, sulla linea di universo della luce. Vedete, è come se fosse praticamente un ventaglio
che così aperto, e piano piano si sta, via via che ci avviciniamo alla velocità della luce, questo ventaglio tende praticamente a chiudersi. Vedete? Piano piano si sta chiudendo, è come un ventaglio chiuso, non proprio chiuso chiuso, perché se lo chiudiamo completamente dobbiamo perdere la massa e quindi non è raggiungibile, quindi cambiano ancora le cose, dobbiamo fare altre considerazioni aggiuntive, ma praticamente questo è il nostro ventaglio chiuso. Lo spazio e il tempo tendono quasi a restringersi, sia lo spazio che il tempo. Però quello che è anomalo nel paradosso dei gemelli è che lo spazio, praticamente, quando i due gemelli si incontrano, lo spazio in realtà si è nuovamente ristabilito, si è riallineato sia in A che in B. Mentre invece il tempo rimane disallineato, cioè effettivamente il nostro gemello è come se fosse avanzato di 50 anni anziché un anno nella sua vita. Quindi c'è una differenza sostanziale, in realtà qualcosa di diverso nello spazio e nel tempo, e questo è dovuto al fatto che in realtà lo spazio e il tempo dovrebbe essere, diciamo, considerato un po' come l'ho considerato io nel video precedente, dove c'è praticamente, è vero che lo spazio e il tempo, sono in qualche modo, come io vi avevo fatto vedere l'altra volta, correlati a massa ed energia, no? Questo è quello che abbiamo capito un po' dalla famosa equazione E uguale mc al quadrato, la massa e il tempo sono praticamente qualcosa, la massa ed energia sono praticamente qualcosa di strettamente legato, sempre, qui parliamo sempre della relatività, e a loro volta massa ed energia sono probabilmente in qualche modo legati allo spazio e al tempo. Però uno dice, beh, allora se si è modificato il tempo, deve modificarsi anche lo spazio, ma qui non lo vedo, perché in realtà quando il gemello torna praticamente sulla Terra, in realtà riacquista la sua linea di spazio e si riallinea quindi spazialmente con il gemello A, ma non, e anche il tempo si riallinea, tutti e due gli orologi cominciano nuovamente a ticchettare nello stesso modo, sia per A che per B, ma ormai il tempo di B, quel tempo di B che dove quel tempo di B durante il suo viaggio praticamente si è perso, perché l'orologio effettivamente si era quasi arrestato, quindi quell'arresto, diciamo, dell'orologio non è più compensato nel momento che io torno sulla Terra. È successo effettivamente qualcosa quando io torno sulla Terra, che quel tempo che è rallentato non me lo, diciamo, non lo riacquisto più nel momento in cui io mi riallineo praticamente con il mio fratello gemello in A. Quello ormai è un tempo perso, mentre invece mi riallineo per quanto riguarda il discorso spaziale, cioè lo spazio, qui io lo rivedo come era originariamente, quindi era cambiato, diciamo, l'assetto spaziale nel momento in cui ero in viaggio, ma nel momento in cui torno io mi accorgo che lo spazio ormai si è riuniformato, anche gli orologi si sono riuniformati, ma mentre quello spazio quindi adesso è ritornato nella norma, io quindi non vedo differenze spaziali tra i due gemelli, vedo invece una differenza temporale, perché quel tempo, io non, pur avendo riacquistato la stessa linearità temporale, però ormai quel tempo è stato perduto e quindi io non lo posso più riscontrare nel gemello in B. Quel gemello in B praticamente ha perso il suo tempo durante il viaggio, e quando torna si riallineano i tempi del gemello A e del gemello B, ma quel tempo ormai è andato perduto, non si riallineano più i tempi. Questa è la grande bellezza che succede praticamente nel paradosso dei gemelli, è che praticamente noi abbiamo creato una sorta di divisione spazio-temporale tra gemello A e gemello B, sfruttando praticamente le caratteristiche dello spazio-tempo descritte da Einstein nella relatività speciale ristretta, e
Però quello che poi in realtà ci rimane come fenomeno osservativo, reale, è che i due gemelli in realtà è come se fossero stati separati nel tempo e quindi uno è più vecchio di 50 anni rispetto all'altro. Concludo, questo video è particolarmente lungo, ma l'argomento, come vedete, è di grande interesse filosofico, quindi per questo ho dovuto dedicargli parecchio spazio sia alla rappresentazione degli incosti, ma soprattutto a questo straordinario paradosso del tempo. Concludo dicendo che in realtà non bisogna pensare che il tempo, che il gemello B sia andato avanti nel tempo, come se ci fosse, come descritto spesso dalla fantascienza, come se si potesse viaggiare nel tempo a nostro piacimento, no? Cioè adesso viaggio nel tempo, ritorno nel tempo. In realtà il nostro gemello non può avere nessuna informazione su quello che ha perso, cioè questo disallineamento del tempo non significa aver viaggiato nel tempo, significa semplicemente che qui sono avvenute delle cose, qui ne sono avvenute altre, e soltanto quando queste due linee di universo, queste due entità si ritrovano, si rincontrano, allora possono mettere insieme nuovamente le loro caratteristiche fisiche. In realtà non siamo andati, non abbiamo fatto un salto nel tempo, non abbiamo fatto un salto nel futuro. Quindi l'idea malsana è che con la relatività si possa andare avanti o indietro nel tempo, quindi fare dei salti temporali, per cui io posso pensare di tornare indietro nel tempo, come posso andare avanti nel tempo, posso pensare di tornare indietro nel tempo e dire che praticamente potrei uccidere praticamente uno dei nostri genitori e quindi nessuno di... Ma questo è fuorviante. In realtà noi con la relatività noi praticamente possiamo soltanto entrare in un altro, in altri sistemi, diciamo, che non sono più come in un altro mondo separato dal punto di vista spaziale e temporale, ma non possiamo immaginare di tornare indietro nel tempo e fare delle modifiche al tempo passato che poi si riveleranno delle modifiche nel presente o addirittura in tempi futuri. Questo è fantascienza, quello di creare una macchina del tempo che mi riporti indietro nel tempo, ma la relatività speciale o ristretta non c'entra assolutamente niente con i viaggi temporali fantascientifici. Nessuno può tornare indietro nel tempo e modificare il tempo, perché noi siamo, come io dissi in un video precedente, e come dice anche il filosofo Parfit, noi non siamo praticamente in una scatola di spazio e tempo con orologi che vanno avanti, vanno indietro e quindi modificabili. Noi siamo lo spazio-tempo, noi siamo inseriti nel nostro universo e siccome noi siamo fatti della stessa identica materia dell'universo, quindi siamo fatti dello stesso spazio, dello stesso tempo, tutto ciò che può modificarsi si può modificare localmente, spazialmente, ma seguiamo sempre la stessa linea del nostro universo. Se l'universo va in una direzione spaziale e temporale, noi non possiamo invertirla, perché noi siamo lo spazio-tempo del nostro universo e quindi non possiamo né tornare avanti né tornare indietro se non lo fa il nostro universo. Lo possiamo fare solo se è l'universo che ci porta indietro e ci porta avanti. Noi seguiamo come un'onda del mare, noi seguiamo l'onda, non possiamo andare contro l'onda. Quindi il nostro universo va in una certa direzione perché è determinato da quello che è successo nel famoso Big Bang, nella famosa formazione iniziale del nostro universo, e da quel momento c'è una direzione, una tendenza che non è legata neanche a discorsi entropici, eccetera, ma noi dobbiamo per forza seguire, perché siamo noi stessi entità dell'universo, non siamo degli esseri distinti dall'universo, non siamo esseri che si distinguono dallo spazio e dal tempo. La grandezza e la grande bellezza della relatività speciale e generale è che ci fanno capire che l'uomo non è un'entità a sé stante. La massa, l'energia, lo spazio e il tempo sono tutte quante insieme, e quindi siamo anche noi
parte assolutamente integrata dell'universo. Si muove l'universo in una certa direzione, noi siamo costretti a muoverci con il nostro universo. E il nostro universo, purtroppo, per noi, va in una determinata direzione. Va in questa direzione, va questa direzione qua, va nella direzione del futuro. E infatti, ma non va in un'altra direzione, non ci possiamo andare. Questo è vietato anche dalla relatività speciale o generale. Quindi noi possiamo solo andare avanti, dal presente al futuro. Questo è quello che possiamo fare. E quando il nostro gemello si ritrova da qualche altra parte, non ha fatto un salto nel futuro. È semplicemente che la sua vita si è determinata in un altro angolo di universo con delle leggi locali che erano diverse dalle nostre. Per cui in realtà non è un salto temporale, ma è semplicemente un vivere localmente in due luoghi diversi con uno spazio e un tempo determinati dalle condizioni locali. Per cui il nostro omino non si avvantaggerà di nulla, io non posso informarlo di qualcosa che poi lui potrà utilizzare in futuro, per cui qua, solo quando ritornerà e quindi i tempi si saranno di nuovo allineati, noi ci accorgeremo semplicemente che abbiamo fatto un balzo, diciamo, nel futuro, ma diciamo non come potrebbe essere realizzato con una macchina del tempo, cioè un salto temporale. Tra l'altro, per arrivare in una condizione del genere, dobbiamo chiaramente sfruttare un'energia elevatissima, chiaramente quella di un'astronave. Però ecco, è un concetto particolarmente molto, sono concetti chiaramente molto difficili da capire e anche da spiegare, perché a volte anche graficando, anche utilizzando appunto tutto quello che possiamo utilizzare, spesso non è facile descrivere questi concetti, però sicuramente la relatività speciale è straordinaria, perché quantomeno ci permette di pensare a una specie di salto nel futuro, non con una macchina del tempo, ma con una macchina del tempo molto, molto particolare, che è quella delle velocità relativistiche, che ci permettono quindi di rallentare questo tempo. Noi non ce ne accorgiamo, ma quando noi ritorniamo sulla Terra, effettivamente lì a quel punto solo ci accorgiamo che il tempo è passato in maniera diversa rispetto al nostro. Noi non abbiamo avuto nessuna sensazione, ma nel momento in cui atterriamo sulla nostra Terra ci accorgiamo che sono passati 100 anni, 1000 anni, 2000 anni, 100.000 anni, se vogliamo. Dipende da quanto siamo andati molto, molto, quanto ci siamo accostati alla velocità della luce, quanto il nostro mondo era relativistico. E a quel punto noi abbiamo realizzato effettivamente un salto nel futuro. Se noi volessimo effettivamente utilizzare la relatività speciale o ristretta e andare quindi e riuscire in qualche modo ad avvicinarci alla velocità della luce, quando noi torniamo effettivamente ci accorgiamo che il mondo è estremamente cambiato, siamo praticamente in una sorta di futuro e le cose sarebbero molto molto diverse da quelle attuali. Il mondo cambia, lo sappiamo. E sarebbe quindi tutto sommato un'esperienza particolare fare appunto questo salto nel tempo. Bene, spero di essere stato chiaro, anche se l'argomento chiaramente non lo è, però diciamo anche grazie a queste, diciamo, alle mie congetture, diciamo, su quello che potrebbe essere, sull'interpretazione anche personale che io do sullo spazio e sul tempo, spero di avervi fatto capire qualcosa di più sulle cose straordinarie che si possono evincere dalla relatività speciale e sulla filosofia scientifica, perché poi parliamo di filosofia scientifica, filosofia della scienza, sul fisicalismo, su quello che io ribatto costantemente. Questo ci può far capire quanto questi concetti poi diventano grandi, quanto è difficile anche afferrarli, proprio per l'importanza che hanno, in quanto stiamo praticamente trattando l'essenza del nostro essere e l'essenza del nostro universo. Grazie, al prossimo video.